Sono appena arrivato in ufficio, sbarra tutto il resto, insomma, monolocale e così via. Ed è domenica. Anche la domenica! Ma porca puttana! Ma rifà uno! Si fa un mangio così tutta la setti! E niente, che cosa è successo? È successo che la bombola del gas è finita e ovviamente mi hanno chiamato perché io ho degli ospiti e mi hanno chiamato e mi hanno detto è finita la bombola del gas, venivano a cambiare, quindi io sono venuto qui e sono venuta a cambiarla. Sono venuto a cambiare questa bombola e gli ho portato addirittura anche un altro colchon, come si dice in italiano, un altro duvet, perché ho detto così state caldi, starete più caldi. E poi mi hanno chiesto di stampare i biglietti perché domani loro partiranno, andranno in Francia, in Spagna, dove cazzo devono andare. E quindi io ho anche stampato i biglietti ed è domenica. Io volevo studiare, riposare. Fino a io questo divano, oggi lo sfondo! Non esco neppure se viene il terremoto, sai. E invece sto qui, guardate, in ufficio, sto in ufficio! Giorgio, che vita di merda. Che vita di merda è questa? Perciò sono venuto con il motorino, con il passamontagna, perché fa un gelo terribile, guanti, sciarpa, questo è cashmere e fa caldissimo, cioè con questo si sta benissimo, non dico che cashmere, che non dico che è cashmere, giusto per atteggiarmi come fa magari qualche pirla su internet, lo dico semplicemente perché è la prima volta che ho una sciarpa di cashmere, tra l'altro regalata da un mongolo. Di che parliamo? La mia vita diventa uno show, yeah. Sì, no, assolutamente diventa, è uno show. Vorrei rispondere adesso a una persona, a un certo Ettore, che ha scritto sotto al mio ultimo video, o non mi ricordo quale video, ha detto io mi disiscrivo, e io gli ho detto sì, ok, non ti dico di non disiscriverti, ma almeno fammi capire il motivo per il quale lo stai facendo. E lui mi ha detto perché si vede che i video che fai sono solo un modo adesso di sponsorizzare questo tuo monologale e alla gente non interessa una beneamata mazza. Ma il punto è che a me non interessa una beneamata mazza di quello che pensa la gente. Questi miei video che ho fatto, che ho sempre fatto, sono solo ed esclusivamente utili a me stesso. E mi spiego meglio, io li ho sempre fatti perché questi sono il mio video diario e mi devo ripetere, devo dire sempre le stesse cose ogni cazzo di volta, quindi a me non me ne frega una mazza. Mi dà però un po' fastidio quelle persone che mi seguono solo ed esclusivamente per quanto riguarda le cose di Londra. Però io non sono solo Nocciolino24 che parla di Londra, io parlo della mia vita, di tutte le cose che faccio, e dentro le cose che faccio ci sta sicuramente quando mi si è rotto il motorino, quando ho comprato una moto, quando ho preso un ufficio, quando per esempio non mi sono sentito bene, eccetera. Lo faccio per ricordarmelo, perché sono un romanticone, mi piacerebbe tanto ricordare un giorno tutte queste cose che ho fatto, quando magari mi sono iniziato un po' e non ricordo più niente, quindi vado lì e me lo vado a vedere, sperando che io capisca quello che sto dicendo. Magari il fatto che le persone attraverso i miei video possano magari prendere informazioni utili, a me fa piacere, però non è che ho fatto questi video sin dal principio con una funzione di informazione, questo o quell'altro. Certamente mi fa piacere che le persone attraverso questi video ottengano delle informazioni, mi piace aiutare, mi piace essere utile se posso esserlo, ma se non lo sono, pazienza, che cazzo se ne fotte, e io sto facendo i video solo ed esclusivamente perché mi diverto, perché mi piace, perché mi voglio ricordare di questi momenti, di come quando per esempio stavo in un ufficio vecchio, il mio primo ufficio, e mi si stava crollando tutto addosso, quando per esempio un mio ex collaboratore Massimo l'ho trovato spaccato in due dentro a una scrivania perché era caduto dentro la scrivania. Insomma, sono per me, è la mia vita, non sono un infopoint, cazzo, avete capito, non sono un infopoint, non lo sono. Ah, e ve l'ho detto, che sarà un po' l'esaurimento, sarà un po' perché sono stanco, sarà perché devo studiare, sarà perché tutto, però, dai, anzi mi auguro che chi non è interessato a Nocciolino 24, cioè alla vita di Nocciolino 24, che si disiscriva, disiscriviti, non me ne frega, non me ne frega la mazza, non è che io ci guadagno da YouTube.
Non vivo grazie a YouTube. Che cazzo, non me ne frega una mazza. Ah, e l'ho detto. Capare che uno mi fa un piacere se mette un mi piace, se condivide un video. Ehi, ma a me che cazzo me ne porti? Ma su sé, ma stiamo scherzando. Ah, e che rottura di palle. Ma ognuno si sente speciale a modo suo. E che rottura di coglioni. Ma fatevi una vita. Ah, se invece vi interessano, perché magari vi siete affezionati a me. Ecco, affezionati a me, ad Antonio, che può si chiama Nocciolino 24, si chiama Jack Tony King, o si chiama come cazzo si chiama. Vi siete affezionati e dite: ma vediamo un po' questo pirla che sta combinando in quest'ultimo periodo. Allora mi fa piacere, state sul mio canale. Se volete mettere un mi piace, mettete un mi piace. Se non lo volete mettere, non me ne frega la mazza. Cioè, perché davvero, cioè, sul serio. Se invece state sul mio canale nell'attesa che io vi parli di Londra, allora, raga, sarà una tendenziale delusione, perché ho fatto centinaia di video, quasi 100, che parlano di Londra. Trovatemene uno che ne ha fatti quasi 100 su Londra. Che video, sempre le stesse minchiate, sempre le stesse cose. Cioè, oh, la tuba è quella, la Oyster Card è quella, il conto bancario è quello. Le cose che succedono sono quelle. E... oh, e dai... oh, non lo so, poi ho sentito dire, che l'ho notato anche io nel corso degli anni, che chi parla negativamente delle cose su internet trova molto più consenso. Cioè, quindi io in pratica dovrei iniziare a parlarvi male di quanto faccia schifo l'Italia, oppure, che ne so, di quanto faccia schifo un determinato servizio in Inghilterra. Ma non lo faccio adesso, mi sono scocciato. Non, cioè, perché lo devo fare? Anche perché se ci fosse lo farei. Ma se non c'è, non c'è. Si campa bene in Inghilterra, così come si campa bene anche in altri posti del mondo. Soprattutto si tiene soldi. In Inghilterra ci sta la possibilità di fare più soldi più facilmente, perché c'è meritocrazia, bla 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 bla. Tutte le cose che io già ho detto. Ve lo devo ripetere. Sì, ragazzi, se state in Italia e non avete soldi e non avete prospettive future, andate bene in Inghilterra. Non volete andare in Inghilterra? Non me ne frega, sono cazzi vostri. Io l'ho fatto, mi sono trovato bene. Voi non lo fate, vi trovate meglio per voi. Ah! Comunque, andate in Inghilterra, almeno non barrate l'inglese, state massi lì, che è una cosa fondamentale. E se invece volete venire in Italia, ho anche il posto dove ospitarmi, cari ragazzi. E questo sì, questo in questo preciso momento è una pubblicità che sto facendo al mio monolocale in Italia. E nessuno me lo vieta di farlo. Nessuno me lo vieta. Voglio fare pubblicità al mio monolocale. Sì. Aspetta, te lo faccio più serio. Vuoi venire in Italia? Vuoi passare una vacanza economica e all'insegna della cultura, del divertimento, della pizza, del caffè, del mandolino, ma anche del cimitero e delle fontanelle, di Napoli sotterranea, del Vesuvio, di Sorrento, dei limoni di Sorrento, del limoncello e di meravigliosi paesaggi e di gente colorosa con la quale avere a che fare? Venite nel mio monolocale artistico creato tutto a mano, fatto tutto completamente con materiali riciclati, ecosostenibili. Vieni anche tu. Beh, l'ho fatto, e adesso? Significa che siccome l'ho fatto adesso, avrò centinaia di migliaia di clienti. Guarda, vorrei dire anche un'altra cosa. Considerate che il 100% dei miei clienti, no, il 99% dei miei clienti non vengono dall'Italia. Quindi questo cazzo di video non lo vedranno mai. Anzi, paradossalmente, per il mio monolocale italiano, io non li voglio gli italiani. Cioè, oddio, non li vorrei gli italiani, perché in genere sono più cacacazzo rispetto a qualsiasi altra clientela internazionale. Ecco, questo ho detto tutto e me ne vado a pia un poco di freddo e di gelo sul motorino, perché io devo andare a studiare. Sì, sono vecchio, sto invecchiando. Continuo a studiare, perché io devo fare cose nella vita. Non so che cosa, ma le cose. Va bene? Ciao! Siamo di nuovo alla ricerca dei sassi. Ok, siamo sulla spiaggia. Chilometri e chilometri di sassi.
E che sia chiaro, mia nonna non sa nulla, eh. Queste, infatti, il giorno che mi sgama mi ammazza.